Ciao, padre Riccardo della Cappella Universitaria. Oggi non è la Cappella Universitaria, questo ambiente, ma sempre la Cappella. Ma invece quello che non abbiamo cambiato è sempre il mitico conduttore di questo programma. Salvo. Ciao, padre Riccardo, ciao a tutti. A me sono ancora io, per l'ultimo momento di avvento. Ringrazio padre Riccardo per questa opportunità che mi ha dato. Di cosa parleremo in questa giornata? Domenica sarà l'ultima domenica di avvento, allo stesso tempo domenica notte ci sarà la veglia di Natale, domenica il 24 dicembre ci apriremo a Natale, finalmente arriva questo Natale. Ma come hai vissuto tu questo periodo di avvento? E la domanda che mi pongo e pongo anche a voi. Periodo di avvento che è stato un periodo di attesa, un periodo di ricerca, di senso, ricerca di pienezza e non soltanto di regali. Ma questo periodo di avvento magari nella tua vita è iniziato ancora prima di queste 4 settimane. Mi spiego meglio. Forse tu da troppo tempo stai vivendo una situazione buia nella tua vita e non vedi l'ora che sia Natale, nel senso che arrivi qualcosa di nuovo nella tua vita, qualcosa che veramente ti ripone una nuova speranza, una nuova fiducia in te stesso, con gli altri, ma soprattutto con Dio. Io non lo so se tu magari rientri tra quelle persone abbattute che si rigirano la notte da una parte del letto a un'altra perché non riescono a prendere sonno, hanno tanti pensieri nella propria testa e l'unica domanda che si pongono è quando passa tutto questo. Non so se il tuo periodo di attesa, di avvento, è un po' come quell'uomo tormentato dalla mancanza di senso che grida quando terminerà la mia angoscia. Ecco, io non so qual è stato, qual è tuttora il tuo periodo di avvento, questo periodo di attesa di una nuova speranza, però ti posso dire che il Natale è alle porte, il Natale è vicino e il Natale è anche in questo momento che tu stai ascoltando, sì, perché il calendario ci mette davanti che tra pochi giorni è Natale, ma in realtà quanto stiamo percependo che Natale può essere anche oggi stesso nella tua vita? Perché cos'è il Natale? Se non quella, come dicevo poc'anzi, un'apertura al nuovo, alla novità. Il Natale è il compimento di una promessa di Dio. Quel Natale dove in una grotta di Betlemme nasce un bambino che sarà Signore e Salvatore dell'umanità. Dove quel bambino cambierà intere generazioni, salverà intere generazioni e può salvare la tua vita. Ecco, forse hai perso anche questa fiducia verso Dio, forse pensi che non potrà salvare la tua vita perché sei troppo immerso in questi problemi. Eppure il Natale ti può dare questa ulteriore possibilità. Forse ti riesce difficile credere che Dio voglia suscitare in te una nuova vita. Ritieni di non essere degno. La tua vita è così mediocre e hai sbagliato, hai fallito tantissime volte. Eppure vale anche per te il discorso che nulla è impossibile a Dio. Anche per te vale questa promessa. E vale anche per te l'annuncio che ascolterai, mi auguro, nella veglia di Natale, l'annuncio dell'angelo ai pastori. Non temere. Ecco, io ti annuncio una grande gioia, dirà l'angelo, che salvi tutto il popolo. Oggi, quindi in questo momento, nel tuo cuore è nato per te un Salvatore, che è Cristo Signore, è il tuo cuore la sede di Cristo. Allora il mio augurio di questo Natale che è alle porte è quello che il tuo cuore possa diventare quella che fu la grotta che accolse Gesù a Betlemme 2000 anni fa. Un cuore umile, ma che allo stesso tempo si irradia di quella luce che dà nuova vita, che dà speranza. Allora ti auguro che anche tu potrai cantare insieme alla moltitudine dell'esercito celeste, gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Tantissimi auguri di buon Natale da parte mia. E anche da parte mia. Grazie Salvo, veramente grazie. Ci hai dato questo tocco speciale oggi di chiusura e chissà che magari qualche, oltre che commento di avvento, qualche altro commento riusciamo a prendertelo e a farti tornare con noi. Allora, come ha detto Salvo, buon Natale a tutti. Io ti ringrazio per aver dedicato questo tempo alla Cappella Universitaria, ma soprattutto ai nostri ascoltatori. Sei stato molto apprezzato. Salutiamo Agata, che oggi non sta facendo la regia.
purtroppo non potevo. Però la salutiamo affettuosamente. Salutiamo anche tutti quelli che ci guardano. Non voglio menzionare qualcuno in speciale perché non è giusto, ma ringraziamo chi oggi c'è. Padre Marco Cho, che ci sta facendo da regista. Lo salutiamo, ciao, dalla Corea direttamente. Adesso un po'. E niente, alla prossima. Ciao.